Una spaghettata invece alla matriciana per le popolazioni colpite dal terremoto, e questa è l'iniziativa che l'amministrazione comunale e la Proloco di Montefiore Conca hanno organizzato per domani sera nella piazza principale dell'antico borgo riminese. Non solo un'ulteriore conferma nel grande cuore della regione, ma anche una splendida testimonianza dell'amicizia che lega due sindaci, due borghi tra i più belli d'Italia, uno dei quali è Amatrice. Purtroppo non c'è più il servizio. Mi lega al sindaco Pirozzi un'amicizia di lunga data. Noi apparteniamo alla stessa associazione, Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani, con a capo il sindaco di Marsaglia in provincia di Cuneo, Francabiglio. Stiamo combattendo da 7 anni una battaglia enorme contro tutte quelle che sono le leggi che vorrebbero vedere i nostri comuni distrutti, cancellati dalla carta geografica, non solo dal terremoto. E quindi diciamo che siamo uniti in questa lotta solidale per mantenere alta la bandiera di questi piccoli borghi che sono l'identità dell'Italia, per cui quella notte stessa, perché anch'io fui svegliata dal terremoto e mi alzai, ero sola in casa, quando ho sentito Amatrice non c'è più, sinceramente mi si è stretto il cuore. E cosa vuole che le dica? Ho pensato al mio borgo, perché siamo tutti nella stessa barca. È inutile fare tanti discorsi al di sopra di quella che è la realtà. La realtà di questi borghi è che davanti a una calamità come quella che è capitata ad Amatrice succederebbe la stessa cosa. E ci vorrebbero miliardi e miliardi da investire per rendere sicure queste strutture che sono millenarie. Chiese antichissime, case che sono costruite una attaccata all'altra. Io stessa vivo in una di queste case e quindi edifici che difficilmente potrebbero essere messi in sicurezza. E quindi è chiaro che io ho partecipato in tutti i modi, col cuore, sentendomi anche direttamente con Sergio Pirozzi per essere il più vicino possibile. E poi abbiamo pensato con la mia amministrazione di portare avanti questa iniziativa e c'è stata, devo dire, una gara, veramente una gara di entusiasmo nel donare, per cui nulla verrà detratto da quello che è il ricavato. Questo momento si terrà in piazza, nella piazza di Montefiore, piazza della Libertà, che è diciamo il centro del mio paese. Ci sarà l'isola pedonale, per cui noi allestiremo i tavoli proprio all'esterno. Ho visto che il tempo è buono, quindi sicuramente ci sarà una bella serata. E anche i ragazzi di Montefiore, che hanno un gruppo che si chiamano Gli Oltre, che molto bravi, cantano e suonano, allieteranno appunto questa serata anche con delle note musicali. Quindi mangeremo gli spaghetti alla matriciana, saremo insieme per pensare a chi sta meglio peggio di noi. Io ho fatto questo slogan insieme alla mia amministrazione: pensiamo a chi non ha un letto, a chi non ha una casa, a chi non ha una famiglia.